prevalentemente di questo filosofo coreano nel rappresentarvi, e lo dico qui a carte scoperte, in modo tecno-pessimista, tecno-pessimista, quali sono le distorsioni dal punto di vista psicologico, antropologico, sociologico e democratico che hanno indotto l'irruzione di queste piattaforme digitali. La seconda parte dell'intervento si concentrerà sulle risposte che ha dato la sovranità a questo problema, perché delle risposte ci sono state. E la terza parte del mio intervento si soffermerà invece sulla risposta europea, che è una risposta recentissima, quindi è fresca fresca di stampa. Allora, io vorrei proprio cominciare con una citazione di Byung-Chul Han dal libro Infocrazia, che farà drizzare i capelli in testa a Stefano Pietropaoli, che ora faccio io un po' di elogio della sua formazione, del suo retroterra, tra le altre cose, anche un esperto di Schmitt. Allora, cosa dice Byung-Chul Han? Per Carla Schmitt, inizialmente è sovrano colui che decide sullo stato di eccezione. Questo è lo Schmitt della prima fase degli anni 20. Negli anni 40 e 50 Schmitt corregge il tiro. È sovrano chi ha il controllo delle onde elettromagnetiche, quindi dei sistemi di comunicazione che all'epoca erano sistemi di comunicazione radio e di telecomunicazione. Allora si domanda Byung-Chul Han, cosa direbbe oggi su chi è titolare della sovranità Carl Schmitt? Direbbe questo: sovrano è colui che dispone delle informazioni in rete. Sovrano è colui che dispone delle informazioni in rete. Io sottoscrivo per intero questa supposizione di Byung-Chul Han, perché il problema delle informazioni e di quello che lui chiama con un neologismo molto simpatico, ma in realtà tale da far tremare i polsi, che chiama dataismo, non dadaismo purtroppo, dataismo, cioè il fatto che gli individui siano ridotti a dei bersagli di stimolazioni commerciali che intervengono non sulla conoscenza, non sulla razionalità discorsiva e narrativa, ma intervengono semplicemente sulle pulsioni, la più importante delle quali, come sapete, come sappiamo, perché lo sperimentiamo tutti i giorni, è la pulsione all'acquisto. Ebbene, gli individui cessano di essere tali perché sono null'altro che degli aggregati di dati, i quali dati vengono raccolti nei big data, quindi in questo enorme calderone di informazioni che ci sovrasta anche sotto forma di nuvola e che poi vengono elaborati dall'intelligenza artificiale. Qual è la differenza tra il passato e il presente rispetto a questo dataismo che instaura una infocrazia? Allora, Michel Foucault
Michel Foucault, un autore iconico, un autore importantissimo che ha studiato i meccanismi disciplinari e di sorveglianza dello Stato moderno, ha creato la categoria del panopticon. Il panopticon è un sistema, in particolare è una torre, in cui i guardiani non possono essere visti dai prigionieri, ma osservano o non osservano, a seconda della loro scelta, qualsiasi cosa che facciano i prigionieri. Quindi i prigionieri vivono nella incertezza di sapere se sono osservati, se sono monitorati e sviluppano un senso di reazione verso questo sistema. È un sistema di controllo e di oppressione molto penetrante che induce gli individui a sottrarvisi, quindi a cercare dei punti ciechi in cui non arrivi la sorveglianza di questi guardiani. Allora, Byung-Chul Han riprende proprio questo archetipo, chiamiamolo così, del panopticon per farci una rivelazione sconvolgente. Nel nuovo panopticon digitale siamo noi individui che gioiosamente, spontaneamente ci incateniamo ai nostri guardiani, perché i nostri guardiani ci somministrano piacere. E il piacere è quello di essere osservati, il piacere è quello di avere la sensazione di essere al centro della cupidigia, al centro dell'ammirazione di altri individui. La soddisfazione nasce dal fatto di essere consapevoli di appartenere a un network che ci mette in vetrina, ma soprattutto, soprattutto, la soddisfazione è una soddisfazione che risponde a una dinamica commerciale di tipo consumistico. Io sono felice quando consumo e quando consumo produco dati, dati che aggregati insieme dall'intelligenza artificiale dicono di me molto di più di quanto mio padre, mia madre o l'amico del cuore sappiano riferire della mia persona. Quindi l'individuo non è una realtà a priori che si confronta, come era il caso dei media tradizionali, con uno schermo. L'individuo è una costruzione a posteriori dei dati che sono animati, che sono articolati da un algoritmo ovviamente rigorosamente segreto che fa funzionare l'intelligenza artificiale. Allora, quali sono le conclusioni che si ricavano da questo tipo di premessa, che è una premessa allucinante, è una premessa che atterrisce, è una premessa che non fa sconti alla società digitale. Noi ovviamente potremmo tacciare con qualche ragione, in parte, Byung-Chul Han di essere troppo tecno-ottimista nella misura in cui trascura ciò che di buono e di positivo è arrivato dalla rivoluzione di Internet. Però i tempi eroici in cui la letteratura di Internet era associata alla parola emancipazione da qualsiasi forma di eteronomia, sono tempi passati. Su cosa si è costruita la civiltà occidentale?
in particolare la civiltà occidentale che ha espresso la democrazia liberale, che è il sistema all'interno del quale viviamo. Si è costruita intorno al discorso e alla narrazione. Il discorso presuppone un locutore e presuppone un interlocutore che sia disponibile ad ascoltarlo. Quindi il discorso presuppone l'ascolto. Ebbene, la prima osservazione che fa Byung-Chul Kan è che il sistema nel quale noi siamo calati dentro mani e piedi è un sistema che prescinde dalla presenza dell'altro, cioè prescinde dall'ascolto. E qui ci imbattiamo nella prima seria disfunzione di questa evoluzione delle piattaforme digitali. La seconda forma intorno a cui si è costruita la modernità è la narrazione. La narrazione è qualcosa di più del discorso, nel senso che è una storia che ha la pretesa, se volete, l'ambizione, se volete anche l'orgoglio, di raccontare il mondo e di raccontare il mondo secondo una verità. Magari questa verità è una verità parziale. Spesso nei totalitarismi c'era una narrazione che si chiamava ideologia, che era fortemente parziale e che in realtà spacciava per verità ciò che non lo era, però pur con questi limiti, era un tentativo di spiegare il mondo secondo un archetipo del tempo, che è un archetipo del tempo non puntuale, ma lineare, con un inizio e una fine. Tutto ciò non avviene nell'ecosistema digitale perché il tempo si manifesta secondo dei punti che sono tra di loro completamente isolati, completamente autonomi l'uno dall'altro. Quindi noi non viviamo in un continuum temporale, ma siamo, come dire, scissi continuamente, in continuazione, ogni momento in cui guardiamo il nostro computer e il nostro smartphone. Allora, Byung-Chul Han è un po' troppo nostalgico dei tempi di quando Jürgen Habermas, questo grande filosofo tedesco, parlava della sfera pubblica europea. La sfera pubblica europea è stato un grandissimo momento della nostra civiltà perché tra 700 e 800 il sistema democratico liberale e anche l'economia di mercato si è potuta consolidare lo Stato di diritto e tutto il resto grazie a un vivacissimo confronto tra discorsi e narrazioni. Io che sono uno storico, come ha benevolmente ricordato Stefano, ero impressionato quando andavo a studiare i resoconti parlamentari francesi dell'Ottocento, perché vedevo come i deputati, diversamente da quello che accade ora, scrivevano dei discorsi molto articolati, ascoltavano con attenzione i discorsi altrettanto articolati di chi li ribattevano e poi li pubblicavano sui giornali. E quindi questi articoli erano oggetto di discussione nei caffè, di discussione nei club, nei circoli e diventavano anche materia per le competizioni letterali. Allora, questo ecosistema è finito, ma non è che Byung-Chul Han
ci vuole dare una traccia di speranza. È morto e sepolto. Quello che ha preso il suo posto è una infocrazia che forse sarebbe piaciuta a Jean-Jacques Rousseau, perché Jean-Jacques Rousseau aveva in mente una volontà generale che non era la volontà della maggioranza, che non era la volontà dei molti, ma che era la volontà dei singoli individui che si trovavano per incanto coesi con altri individui, in sintonia con altri individui, e formavano in questo modo una volontà di tipo unanimista, di tipo quindi non maggioritario, ma di tipo, diciamo pure la parola, totalitario. Quindi siamo in presenza di una comunicazione senza comunità, di un totalitarismo informatico che attraverso meccanismi che sono tutt'altro che trasparenti induce gli individui a fare la loro passerella non nella trasparenza di internet, ma nel vuoto di internet, perché abbiamo detto che internet è il luogo di un vuoto comunicativo e quindi come tale non sono in grado di creare tra loro legami. I loro nuovi sacerdoti sono gli influencer che sollecitano e solleticano le loro propensioni alla spesa, all'acquisto, al consumo, che vengono ammirati, che vengono imitati, ma gli influencer sono delle figure ambigue perché appunto la loro sottile politica di propaganda commerciale è presentata in modo piacevole con una persuasione apparentemente umana. Persuasione che però, attenzione, come ho detto, mentre nella razionalità illuministica ad essere solleticato era l'intelletto, nel caso dell'influencer ad essere solleticato è il piacere, quindi il cuore, quindi un organo che è antitetico rispetto a quello della ragione. Non so se vi ho depresso abbastanza con questo incipit. Questa era la mia intenzione, per la verità, per poi però rimontare, nel senso che la serotonina viene nei due passaggi successivi. Quindi il primo è la depressione e poi vediamo in che misura, a differenza di quello che pensa Byung-Chul Kan, che, come dire, essendo di formazione tedesca, ha in mente Hannah Arendt, ha in mente Habermas, ha in mente Walter Benjamin, quindi questi autori che sono i mostri sacri, diciamo, della formazione del filosofo tedesco, naturalmente è particolarmente severo con questa diagnosi, anche se è una diagnosi che, seppure in forma intellettualmente e culturalmente meno sofisticata, è stata fatta già anni fa da uno di questi precursori della Silicon Valley che, avendo contribuito a farla nascere, si è subito pentito di averlo fatto e si chiama Larry Diamond. Allora, con questo ho esaurito la prima parte del mio intervento. Arrivo alla seconda parte del mio intervento. Ricordiamo da dove siamo partiti. Il tema è la sovranità. Come decido io di me stesso di autodeterminarmi senza nessuna forma di eteronomia, di condizionamento,
e ahimè i dati sono una forma di eteronomia molto pesante nella misura in cui praticamente non condizionano la mia personalità, ma addirittura la costruiscono. E naturalmente la sovranità è un tema anche del potere, è un tema di chi detiene il potere assoluto, il potere che ha l'ultima parola. Lo detengono queste piattaforme che hanno una capacità di penetrazione così sensibile, così come dire percutante sulla mente umana, sulla formazione della personalità dell'individuo, o è ancora il potere pubblico rispetto al quale noi possiamo rivendicare una pretesa di responsabilità nei nostri confronti, di accountability? Cioè potere, come diceva Hobbes, non deve essere nessuno al di sopra dello Stato, ma nemmeno nessuno al di sotto dello Stato. La sovranità di Hobbes si perde a volte la contezza del fatto che era vista in due direzioni, direzione interna e direzione esterna. Allora, vengo alla seconda parte. Quale risposta è stata data in modo geopolitico alla presa di coscienza che questa rivoluzione di Internet era una rivoluzione pericolosa che non realizzava, come gli anarco-internauti avevano sperato, la dissoluzione della sovranità, ma rendeva quanto mai necessario che la sovranità si riappropriasse delle sue prerogative. E questo è fatto, e questo è fatto. Internet, che all'inizio, agli albori della sua manifestazione, era universale, si è completamente balcanizzato. Quando dico balcanizzato significa che esistono delle aree geopolitiche in cui Internet è regolato in un modo completamente diverso da quello delle aree geopolitiche concorrenti. Quindi lo Stato si è ripreso e come le sue prerogative, e aggiungo che ha fatto bene a farlo. Ha fatto bene a farlo perché quando si è in presenza di superpoteri che hanno una capacità di manipolazione dell'individuo così intensa e che fanno addirittura impallidire i sistemi totalitari del XX secolo, perché rispetto al sistema comunista o fascista si poteva essere dissidente, ma rispetto a un sistema che ci procura piacere, che ci procura soddisfazione, che appaga tutti i nostri istinti e le nostre ansie, le nostre aspirazioni, che ci fa sentire bene, come si fa a essere dissidenti? Io non ho mai sentito che si è dissidenti nei confronti del piacere, infatti è impossibile. Per questo era necessaria una risposta sovrana, una riappropriazione della sovranità da parte dello Stato. E questo ha duplice scopo: di restituire all'individuo la sua autonomia, quindi provare a renderlo edotto dei pericoli che corre quando si immerge nella rete, ma anche perché la sovranità è un tema che riguarda la rivalità tra aree geopolitiche diverse che naturalmente perseguono strategie che sono in competizione fra loro. Cominciamo con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, nonostante potrebbe sembrare il contrario, hanno compiuto una scelta sovrana rispetto a Internet. E questa scelta sovrana si riassume nella formula inglese hands off, quindi giù le mani dal mercato, lasciamo fare al mercato
niente regolazione e un minimo di intervento antitrust, quindi una minima applicazione alla legge Sherman, per garantire almeno il livello minimo della decenza dello Stato di diritto americano. Io vi faccio un esempio fresco fresco di questa politica ed è il caso NetChoice contro Paxton versus Paxton, che è attualmente alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. Di cosa si tratta? Una legge del Texas ha imposto dei limiti alla autonomia con cui le piattaforme digitali esercitano l'attività di moderazione. La moderazione, sapete che cos'è? È quella attività di monitoraggio dei contenuti che viaggiano sulla piattaforma e la piattaforma, in base alle proprie condizioni d'uso, decide di rimuovere quei contenuti che non siano compatibili con le stesse. Allora, la legge del Texas voleva imporre, cioè impone, perché è una legge attualmente in vigore, dei limiti a questa discrezionalità. Dice sostanza: piattaforme, non potete monitorare e quindi cassare i contenuti secondo il vostro arbitrio. Dovete assoggettarvi a un controllo pubblico che tenga conto di esigenze di carattere generale. Allora, questa legge è stata impugnata da un'associazione non profit che però tutti sanno essere a longa mano di Google, Google che è ferocemente avversa a ogni forma di regolazione che possa mettere i bastioni fra le ruote sul funzionamento dei suoi motori di ricerca e dei suoi satelliti. L'argomento è quello del primo emendamento della Costituzione, quale dice: sarà vietato allo Stato, alla Federazione, fare leggi che limitino la libertà di espressione del pensiero e di parola. Siccome per i ricorrenti l'attività di monitoraggio rientra a tutti gli effetti in un'attività editoriale e quindi coperta dal primo emendamento, che vieta appunto di circoscrivere, di mettere alla museruola questa attività editoriale, ne traggono le conclusioni che la legge del Texas sia una legge incostituzionale. Poi, se la Corte Suprema, come io fortemente ritengo, darà ragione ai ricorrenti, non ci sarà nessuna forma di controllo pubblico sull'attività di monitoraggio che le piattaforme fanno sui suoi contenuti. Volete un esempio concreto? In America stanno volando stracci tra filo israeliani e filo palestinesi perché gli uni e gli altri ritengono che le piattaforme stiano tacendo le ragioni dell'altro, quindi rimuovendo contenuti che sono invece compatibili, per esempio, con la causa palestinese, che invece secondo le lobby pro-israeliane sono semplicemente contenuti che declamano Hamas e quindi come tali sono contenuti che incidono all'odio terroristico. Allora, gli americani, dopo aver decretato all'inizio dell'epopea di internet che gli operatori intermediari erano immuni da qualsiasi responsabilità per i contenuti che trasportavano, ebbene, con questa decisione, se verrà assunta nei termini che io mi aspetto, l'America si confermerà come un paese, una realtà geopolitica importantissima, che continua a confidare completamente nella autoregolazione del mercato.
ritiene che non sia necessaria la regolazione, che sia necessario un minimo indispensabile di interventi antitrust, niente di più di questo, perché il mercato si autoregola da solo. E va aggiunto che questo, in questa professione dei FedEx c'è anche una componente di ipocrisia, perché gli americani sanno perfettamente che la Silicon Valley ha rapporti molto stretti con l'establishment della sicurezza americana, il Pentagono, la CIA e tutto il resto, e quindi l'interesse nazionale, nel quale gli americani vedono il nucleo forte della sovranità, viene in ogni caso salvaguardato. Se il l'amministratore delegato di Google e Microsoft prende il caffè con il segretario al Pentagono americano e gli dice quali sono le strategie che sta perseguendo la sua azienda, o se la CIA chiede informazioni riservate, queste informazioni riservate non credo che gli vengano negate. E poi naturalmente su questo incide anche il terrore cinese, quindi mai conferire al proprio avversario un vantaggio che possa ricavare dal fatto che alle proprie imprese così dinamiche e così innovatrici possa essere messo un guinzaglio. Veniamo proprio alla Cina, quindi punto numero due. Come risponde la Cina alla sfida della sovranità? Allora, per la Cina la sovranità è una parola che ha un valore semantico superiore di quello che è la Santa Trinità per i cattolici. Cioè, i cinesi che hanno subito delle vessazioni terribili dagli occidentali nel corso dell'Ottocento e hanno faticosamente recuperato la sovranità dopo il 1949 grazie a Mao, sono intrattabili su questo argomento. Quindi hanno circondato i propri confini di un firewall, quindi di una barriera che impedisce la penetrazione di internet allogeni all'interno della propria sfera territoriale, e poi ha imposto un controllo ferreo da parte delle autorità politiche, quindi il Partito Comunista Cinese, sulle aziende che sia a livello di telecomunicazione, sia over the top, quindi a livello di piattaforme digitali, operano sul proprio mercato e lo possono fare solo a condizione di accettare un controllo estremamente pervasivo da parte della burocrazia del partito. Naturalmente voi direte: questo è un grande svantaggio per l'internet cinese. Vi replico: non del tutto. La Cina è riuscita a espandere, a esportare il proprio modello di telecomunicazioni e di internet all'estero, soprattutto in Africa, in Pakistan, in questi paesi qua, perché naturalmente attira non solo i bassi prezzi dei prodotti cinesi. I cinesi sono in grado di costruire un sistema di telecomunicazioni in una grande città dell'Africa e un sistema magari di sorveglianza a livello di polizia, di sicurezza, con grande efficienza e con costi molto inferiori rispetto a quelli che sono praticati dalle aziende americane e europee. Ma naturalmente c'è anche un aspetto politico, cioè nel senso che è chiaro che regimi autoritari come quelli che sono, ahimè, prevalenti in Africa, ecco, possono trovare più sintonia con l'internet e le telecomunicazioni cinesi che con quelle americane, che peraltro sono considerate da tutti una specie di serpente strisciante con la quale l'egemonia americana si presenta benevolmente come
foriera dell'internet libero e poi invece a questi paesi in via di sviluppo impone una forma di condizionamento, quindi una forma di dipendenza economica e culturale che questi non hanno nessun desiderio di rivivere perché fa loro tornare il pensiero all'epoca coloniale di quella quale si sono scrollati le spalle con molta fatica. Il terzo modello geopolitico è quello europeo. In Europa la sovranità si manifesta in due modi. Una forte, direi perentoria, rivendicazione da parte del potere pubblico di disciplinare i mercati e soprattutto di colpire l'abuso di posizioni dominanti da parte delle piattaforme più grosse, e poi di salvaguardare i diritti. Quindi il modello europeo è quello che cerca di venire incontro, usiamo questa espressione, prova a venire incontro alle preoccupazioni di Byung-Chul Han, preservando una serie importante di diritti per i propri consumatori e per i propri cittadini. Allora, arrivo al terzo punto della mia esposizione, che è appunto che nel caso concreto consiste in un approfondimento di questa risposta europea, anche perché immagino che Stefano Pierpaolo ve ne parlerà nel corso delle lezioni, ma questa risposta europea ha la caratteristica di essere fresca, fresca, nel senso che i due atti regolamentari che sono stati adottati dalla Unione Europea, cioè il Digital Market Act e il Digital Service Act, sono entrati in vigore proprio ora. Proprio ora. Questo è il momento della verità per queste due grandi legislazioni molto ambiziose, perché bisognerà vedere, a fronte di questi colossi che sono assistiti da stuoli di avvocati e che possono mobilitare una quantità di investimenti con i quali si potrebbero comprare Norvegia, Danimarca e Svezia in un boccone solo, tanto per darvi l'idea della loro potenza di fuoco. Ecco, bisogna vedere in che misura la Commissione europea e le autorità nazionali che sono state preposte all'implementazione di questi regolamenti riusciranno a tenere fede a quelle che sono le aspettative. Perché fino ad oggi non è che l'Europa non abbia fatto niente, l'Europa ha fatto tantissimo rispetto agli Stati Uniti, nel senso che la commissaria europea alla concorrenza Vestager può vantare una decina di miliardi di euro di sanzioni inflitte a questi giganti attraverso istruttorie per abuso di posizioni dominanti. Qual è però il problema di un approccio attraverso le istruttorie di posizioni dominanti? Vi segnalo a voi che, come me, immagino siete clienti di Spotify, che Spotify ha vinto contro Apple ieri una. Prego? Scusami Stefano, era una battuta, cioè, non so quanti siano clienti, nel senso non so quanti paghino davvero l'abbonamento, ecco, però insomma, vabbè. Vabbè, io sono scrupoloso e come dire, vedo che ci sono un po' di sorrisi. Comunque, mettiamola così: i cultori di Spotify, ecco, dovranno rallegrarsi del fatto che l'istruttoria per abuso di posizione dominante avviata
dalla Commissione europea su denuncia di Spotify contro Apple si è conclusa ieri con 2 miliardi di euro di sanzioni, perché Apple sulla sua piattaforma, che è una piattaforma indispensabile, una piattaforma da cui le applicazioni non possono prescindere, discriminava Spotify. Allora, qual è l'inconveniente di questo approccio, diciamo, attraverso quella che si chiama il diritto antitrust ex post? Che il diritto antitrust ex post, proprio perché è ex post, interviene sulla base di denunce che vengono presentate da privati o sulla base anche di istruttori autonomi della Commissione, ma impiega necessariamente anni per arrivare a conclusione. Cioè la conclusione è in genere una conclusione clamorosa, quindi 2 miliardi di euro persino per Apple sono una botta molto forte, però ci sono voluti 4 anni per arrivarci e non è mica finita lì. La decisione della Commissione europea dovrà essere rivista dal Tribunale di prima istanza e dalla Corte di giustizia, quindi si aggiungono altri anni per vedere, perché siccome Apple ricorrerà in giudizio sicuramente, per vedere quale sarà la conclusione. Allora, l'Europa si è detta giustamente e saggiamente che, avendo una grandissima esperienza in tema di regolamentazione, perché l'Europa ha fatto da battistrada della regolamentazione più sofisticata in termini di tutti i servizi a rete, pensate alle telecomunicazioni, pensate alle vie di comunicazione, pensate all'energia. Quindi la Commissione ha un know-how in termini di regolamentazione assolutamente fenomenale e ha un bilancio anche di notevole successo. Allora, quello che si è detto alla Commissione europea, applichiamo la regolamentazione ex ante anche a queste grandi piattaforme digitali. E lo ha fatto con due regolamenti. Il primo regolamento, che è quello sul Digital Service Act, che in qualche modo mette al proprio centro i diritti dei consumatori e i diritti anche dei cittadini europei, perché quando, come è accaduto all'interno di questo testo, si è deciso di imporre alle grandi piattaforme digitali di monitorare i propri contenuti in conformità ai principi del pluralismo, in conformità ai principi della dignità umana, in conformità al principio del rispetto dei dati previsti dalla Costituzione europea, si è fatto qualcosa di estremamente importante, perché si è detto: care aziende americane, volete operare in Europa? Bene, siete benvenute, a condizione che nella vostra moderazione dei contenuti voi teniate accuratamente presenti questi diritti e queste esigenze. Si prevede un sistema molto articolato anche per coloro che si vedano rimosso un contenuto e che ritengano che questa rimozione del contenuto sia ingiusta. Possono ricorrere alla piattaforma, se non basta il ricorso alla piattaforma, possono ricorrere all'autorità, se non basta il ricorso all'autorità, c'è un meccanismo stragiudiziale, quindi un meccanismo di composizione della controversia poco costoso per poter gestire questo tipo di reclami. Quindi è introdotto un procedimento, cioè nel senso che non è che la piattaforma X, per esempio, decide
Io sto con gli israeliani, non mi sono simpatici i palestinesi, ecco, comincio a rimuovere tutti i contenuti che riguardano la Palestina, in cui secondo me si vada oltre dei paletti che ho messo io stesso. No, non funziona così. La piattaforma digitale innanzitutto deve esporre nelle proprie condizioni generali di uso quali sono, in modo trasparente, le condizioni e quindi i contesti nei quali certe affermazioni o certe tesi possono essere sostenute, e poi deve tenere conto del quadro giuridico costituzionale europeo, cioè la violazione del pluralismo o la violazione della dignità dell'uomo non sono consentiti. E un aspetto interessante di questo documento, che io non voglio esporvi perché non voglio togliere a Stefano Pietropaoli l'opportunità di faticare un po', deve farlo anche lui, quindi si deve leggere le 120 pagine del documento e le deve sciroppare a questi zelanti studenti. Io mi limito a citare l'articolo 34, che parla di valutazione del rischio. Valutazione del rischio. Le grandi piattaforme digitali devono accollarsi a proprie spese la valutazione dei rischi connessi alla introduzione di nuove tecnologie, per esempio nei motori di ricerca o nella esposizione dei contenuti, anche mettendo in mostra quelli che sono i segreti industriali della scelta dell'algoritmo. Questo algoritmo, che è stato presentato come il sacro graal della società informatica, tutto si poteva toccare tranne che chiedere alle aziende di dirci in cosa consisteva questo algoritmo, bene, nella valutazione del rischio sono tenute a farlo. E poi, a conferma del fatto che era giusta l'intuizione di Byung Chul Han di dire che la sovranità consiste nel possesso dei dati, c'è un articolo che piacerà molto a Stefano Pietropaoli che si chiama Meccanismo di risposta alle crisi. Di fronte a crisi che possono essere, per esempio, una pandemia, quindi che introducono delle esigenze inedite rispetto a quella che è l'ordinaria amministrazione, le piattaforme digitali, parlo di quelle di grosse entità, quindi le grandi piattaforme digitali, devono attenersi agli orientamenti che sono loro imposti dalla Commissione europea, quindi non possono fare quello che gli pare. E questo è quello che dico brevemente sul regolamento sui servizi digitali. Una parola anche sull'altro regolamento, che riguarda il, per usare la parola stessa della normativa, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale. Quindi scopo di questo regolamento è quello di assicurare il buon funzionamento del mercato, ossia il fatto che nessun attore, nessun protagonista di queste grandi piattaforme digitali, che sono diventate l'ecosistema all'interno del quale noi nasciamo, viviamo e moriamo, possano abusare del loro potere. Allora, per evitare di correre loro dietro con faticose e lunghe istruttorie in antitrust, la nuova linea è quella regolamentare ex ante, ossia chiunque si trovi in certe condizioni che sono delineate dalla Commissione, che sono condizioni di strapotere tecnologico e informatico ed economico, di sua iniziativa
si deve notificare alla commissione e lo qualificherà gatekeeper. Gatekeeper significa quello che apre e chiude il cancello, quello che ha la possibilità di dire tu sì, tu no, tu sì, tu no. Allora, questi gatekeeper si devono autonotificare, vengono dichiarati tali dalla commissione e da quel momento in poi sono soggetti al rispetto di stringentissime obblighi di non discriminazione che sono ricavati dall'esperienza antitrust, cioè tutto il bagaglio che è stato maturato dalla commissione dell'antitrust è stato tradotto concretamente in un decalogo di regole ex ante alle quali queste piattaforme devono attenersi, perché se non lo fanno sono suscettibili di ricevere multe molto pesanti. Allora, proviamo a tirare le fila di questo nostro discorso che abbiamo inaugurato, che è esordito con il tema della sovranità. Chi ha la sovranità, il controllo sui dati è sovrano. Quindi questo era l'incipit del nostro discorso. Allora, abbiamo detto perché è così, ed è così, anche se ritengo Byung-Chul Han un po' nostalgico di Habermas, della sfera pubblica borghese, che ha rappresentato un momento della civiltà europea, ma non ha rappresentato l'interezza della nostra storiografia. Per esempio, durante la guerra dei 30 anni, quando c'era il conflitto tra cattolici e protestanti, non credo che ci fosse questo grande agire comunicativo. Comunque, non c'è dubbio che, per esempio, il costituzionalismo e i diritti, che sono, come dire, il pane quotidiano dei vostri studi, sono frutti del 700 e dell'800, sono esattamente il prodotto di questo agire comunicativo. Quindi abbiamo spiegato perché questo non esiste più, perché viviamo in un regime di infocrazia dove non conta la verità, ma in conta soltanto l'informazione avulsa da qualsiasi tessuto narrativo. Abbiamo visto come la sovranità ha rivendicato, fortunatamente, va detto, le sue prerogative, e quindi se n'è infischiata di coloro che protestavano contro la balcanizzazione di internet. Ha detto: ci sarà un internet europeo con le regole europee, uno cinese e un americano che continua più o meno come prima, perché le regole non gliele vogliono mettere. Tre modelli e una via europea che secondo me è una via assolutamente encomiabile, nel senso che è quella più vicina alle nostre corde, alla nostra sensibilità, ed è una scommessa sulla rivendicazione, quindi sul recupero di sovranità, non solo su noi stessi, attraverso il medio dei diritti, ma di un recupero della sovranità anche del potere pubblico rispetto al potere privato, perché il potere privato, dixit Thomas Hobbes, non può diventare una specie di, come dire, società delle Indie. Ve le ricordate quando c'era questa società delle Indie che comandava un intero subcontinente, che era il subcontinente indiano, e condizionava la politica inglese? Ecco, non vogliamo ritrovarci in una posizione nel quale un potere pubblico a cui abbiamo conferito il nostro credito si trovi a sua volta condizionato da piattaforme digitali che detengono un potere economico e tecnologico assolutamente strabiliante. Quindi la soluzione europea è una soluzione che va assecondata. Certo, bisogna essere realisti, l'implementazione di regole così impegnative e sofisticate non sarà una passeggiata. Quindi quello che bisogna fare è, dopo essersele studiate,
seguire quello che sarà la messa in atto di queste, di questi documenti, perché per esempio ho sentito un grosso avvocato di Google che dice il Digital Market Act ci va bene, perché alla fine della fiera noi ci adotteremo queste regole, e siccome il Digital Market Act dice che nella misura in cui queste grandi piattaforme digitali si attengono a queste regole ex ante di non discriminazione, non possono essere più perseguite per altri interessi, per altre violazioni, quindi lo, diciamo, il perimetro di quello che devono osservare è scritto in questo regolamento, non vorrei che ci trovassimo con la frittata rovesciata, che si stava meglio quando si stava peggio, cioè quando le regole non c'erano. Ma non voglio essere pessimista, e con questa nota prendo congedo da voi, spero di non avervi annoiato, spero che mi abbiate sentito in modo sufficientemente distinto, e sono a vostra disposizione se avete delle domande. Allora, tanto ringrazio, voi mi sentite, mi senti anche tu Stefano da qui? Ecco, allora aspetta, mi avvicino, scusate, allora faccio, va bene così. Intanto voi preparate delle domande se ci sono. Intanto ti volevo ringraziare perché ci hai regalato veramente non in, un intervento ma una brillantissima lezione. Di cui veramente sono grato personalmente, ma credo anche tutti i presenti. Allora, io non voglio sottrarre tempo a voi, poi vogliamo anche lasciare libero, ma ci sono delle domande, c'è qualcuno che ha preso il microfono apposta per potermi muovere. Ecco qui, intanto porto il microfono. Salve, volevo chiedere, ma secondo me... Senti, senti Stefano? Ecco, no. Se si può avvicinare al microfono. Può parlare un po' più forte oppure venire qua? Eh no, ma qui, ed è perché è quel microfono che... Si sente? Sì, lo sento. Allora, lo sento. Ora si sente, vai. Ok, la mia domanda era relativamente appunto a queste regolamentazioni europee. Quale sarà, secondo lei, la reazione degli Stati Uniti proprio a livello politico? Perché comunque stiamo parlando di aziende, queste grandi piattaforme digitali che comunque sono statunitensi, cioè come vengono, chiaramente anche un po' la domanda retorica, cioè non, di sicuro non vedranno bene, ma come vengono questo intervento europeo nei confronti di aziende che sono statunitensi? Allora, questa è una domanda molto importante, perché bisogna essere onesti. Questi regolamenti sono stati adottati ed è stato possibile adottarli perché presidente c'era Biden. E Biden è un democratico della vecchia scuola che ha anche insistito a casa sua perché venissero sottoposte a delle procedure antitrust molto importanti grandi aziende come Meta, come Google, eccetera, eccetera. Quindi la sensibilità del presidente Biden era molto vicina a quella europea. Non così, ovviamente, il caso di Trump, e non è così, ahimè, devo dirlo, il caso di Obama. Perché anche se fosse stato presidente Obama che proteggeva in modo, direi, sfacciato le aziende della Silicon Valley, io dico che difficilmente la Commissione europea a Bruxelles se la sarebbe sentita di adottare delle misure e delle regole così pervasive. Quindi diciamo che abbiamo avuto un colpo di fortuna di trovare un presidente che era abbastanza all'unisono con la sensibilità europea in questa materia. Grazie. Grazie. Altre domande? Ecco, prego.
Buonasera. Parli forte che non so. Mi sente? Sì, sì. Io volevo fare una domanda, più o meno in realtà è simile, però quello che mi chiedevo io è, visto che comunque ci sono tre modelli diversi o comunque più modelli sulla quale ci si basa, di regolamentazione di questo tipo di piattaforme, non c'è il rischio che uno di questi, cioè seppur uno di questi modelli sia regolamentato in un certo modo, subisca comunque delle variazioni sulla base degli altri modelli? Nel senso, comunque il sistema informatico in sé per sé subisce, cioè, può essere aggirato, quindi cioè, un sistema utilizzato in Italia può accedere comunque a sistemi che sono regolamentati dal punto di vista di un altro modello, che può essere quello degli Stati Uniti o quello cinese, e subire quindi le variazioni previste dalla regolamentazione di un modello diverso. Cioè, quanto può incidere la regolamentazione di modelli diversi sui modelli alternativi? Allora, ahimè, l'Europa parla con una voce sola, quindi l'Italia non ha nessuna autonomia, diciamo, di pensiero rispetto a quello che si decide a Bruxelles. Ecco, tra l'altro aggiungo con rammarico che il governo italiano, quando si stavano decidendo questi regolamenti, è stato piuttosto ambiguo, perché la mia sensazione è stata quella che sia stato pesantemente lobbato da parte di Google, Amazon e compagnia. Comunque lasciamo perdere questo. Allora, la penetrabilità di questi modelli da parte di incursioni, diciamo, provenienti da altre aree geopolitiche, tutto sommato è abbastanza limitata, perché se vuoi fare affari in Cina, li devi fare alle condizioni delle regole cinesi. Lo stesso discorso per l'Europa e lo stesso per l'America. Se poi sei un pirata del web molto abile nel penetrare il firewall cinese, ci puoi riuscire, come anche, io non ho parlato della Russia, perché la Russia, diciamo, in questo momento, anche per la guerra, è un po' periferica su questo discorso, però anche la Russia, per esempio, ha sviluppato anche aziende proprie di internet, proprio per affrancarsi dalla dipendenza americana. Quindi internet è balcanizzato, questa è un'espressione negativa, balcanizzazione, perché è utilizzata da tutti quelli che sognavano che internet sarebbe diventato una specie di dialogo miliardario comune dei popoli, per cui i popoli si sarebbero parlati liberamente sopra i canali di internet senza nessuna forma di interferenza. Questo non è stato possibile, e io personalmente non spargo una sola lacrima su questo, perché non mi pare che i risultati di questa visione neoliberale, sottolineo anche questo in termini assolutamente negativi, di internet abbia prodotto dei risultati concreti apprezzabili. Quindi bisogna prendere atto che ci sono modelli in alternativa tra di loro, e probabilmente nello Zimbabwe o in Pakistan il modello cinese piace molto di più di quello europeo o di quello americano. Lei pensi che durante le ultime elezioni in Pakistan, che si sono svolte 2 settimane fa, per 48 ore è stato sospeso il servizio internet dei cellulari. La cosa ha fatto imbestialire tutte le opposizioni, perché la scusa è stata un attacco terroristico in una regione sperduta del Pakistan, ma questo ha avuto un'incidenza concreta sulle elezioni. Ecco, questo è un riflesso del modello cinese. Il modello cinese è lo Stato che decide se internet funziona o no. Ecco. Bene. Altre domande? Ecco qui. Poi volevo fare qualche nota a margine anche io, ma vediamo se avete precedenza agli studenti. Salve, buonasera. Avevo una domanda, un caso specifico. Abbiamo parlato di sovranità e Cina. L'app
TikTok se ne è discusso tanto, che quali sono veramente i rischi, perché l'azienda risponde che i dati sono elaborati e sono appunto rimangono in Europa per quanto riguarda gli utenti europei, in America per quanto riguarda gli utenti americani. Però abbiamo detto fino adesso che se il governo cinese chiede o vuole guardare o vuole controllare, è difficile rispondere di no, come dice invece il CEO di TikTok. Quali misure può prendere il governo italiano o l'Europa, oltre a quello di aver vietato per funzionare della commissione, se non sbaglio? Allora, TikTok è una spina nel fianco sia degli americani sia della Commissione europea, nel senso che quello che lei ha detto è vero, cioè la leggenda metropolitana che circonda TikTok è che sì, TikTok si può adeguare a tutte le regole sulla privacy ex ante che volete, però se un funzionario di alto levato del Partito Comunista Cinese chiede le informazioni a TikTok, è molto difficile per questa azienda, che è un'azienda di Stato, rifiutargliele. Allora, qui bisogna andare, secondo me, con una sperimentazione e non avere delle posizioni pregiudiziali. Cioè, lasciamo che TikTok operi sul mercato e vediamo come si comporta, tenendogli gli occhi addosso. Però quello che stanno tentando di fare alcuni legislatori americani, cioè di cacciare TikTok dal mercato americano, proprio perché sarebbe la longa manus degli spioni del Partito Comunista Cinese, è una misura sproporzionata. TikTok è una piattaforma molto popolare, lasciamola lavorare e vediamo in che misura rispetta questa promessa che ha fatto, cioè di tenere i dati degli europei o degli americani in casa loro e di non farli trascinare a Pechino, come probabilmente invece succede con i dati che le imprese di telecomunicazioni e internet cinesi raccolgono in Africa, perché credo che lì non ci vadano tanto per il sottile e quindi questo flusso di informazioni ci sia. Ecco, certo, TikTok è nell'occhio del ciclone, quindi penso che farà attenzione a non trascinare troppo dalla retta via. Quindi la mia risposta è che rispetto a TikTok ci vuole un atteggiamento fermo ma prudente, ecco, senza chiusure pregiudiziali. Ecco. Ecco, su questo io ho qualche perplessità, ma c'è una domanda ancora da terra. Io mi discuto moltissimo con quelli che non hanno trovato tempo a sedere. Grazie. Volevo chiedere, vorrei sapere meglio qual è la relazione tra libertà di mercato e regolamentazione di internet. Cioè, regolamentare internet significa necessariamente limitare la libertà di mercato? Beh, sì, perché quando lei scopre o si rende conto che i GAFA sono Google, Amazon, Facebook, GAFA e poi me ne manca uno, Apple, rappresentano il 24% della capitalizzazione del mercato azionistico americano, quindi solo loro rappresentano un quarto del mercato azionistico americano come potenza di fuoco, lei si rende conto che c'è un problema di disciplina del mercato grande come una casa, nel senso che lasciati senza museruola questi GAFAM, mettiamoci anche la M perché ci mettiamo anche Microsoft, praticamente diventano delle entità talmente potenti, talmente ricche, talmente esuberanti da tagliare le ali preventivamente a qualsiasi concorrente. Se si liquidano i concorrenti o se si fagocitano i concorrenti, il consumatore non ha più scelta, o si rivolge ai GAFAM o niente, oppure è un escluso da questo mondo fluido che è il mondo di internet. Quindi la regolamentazione dura del mercato, perché deve essere una regolamentazione dura, fatta come ha fatto la Vestager
a colpi di sanzioni da 2 miliardi di euro a botta o con queste norme ex ante del Digital Market Act è assolutamente essenziale, perché è una, direi, emergenza democratica, insieme ad essere un problema economico, il fatto che ci siano in casa dei soggetti così potenti e così capaci di comportarsi in modo alquanto indipendente dai concorrenti e dai regolatori. Grazie, grazie Stefano. Non so se ci sono altre domande. L'altro, mi viene da pensare, se facciamo un rapido conto delle mele che sono presenti qua dentro, i dispositivi della Apple, e facciamo un rapido conto, vogliamo scommettere che solo il presente hanno dato alla Apple tra i 250.000 e 300.000 euro, solo i presenti qui. Fate i due conti, tra iPhone, portatili, vabbè, ma questo non è per polemica, ma è giusto per far capire che parla di 2 miliardi di euro sono una cifra considerevole, anche perché poi. Allora, altre domande? Io vorrei liberare sia voi sia Stefano, ma Stefano, perdonami, qualche nota rapidissima, non sono domande, sono veramente note a margine. Intanto, di un ciulano, mi fa molto piacere che tu sia partito da lì. Tra l'altro, l'anno scorso è stata l'ospite di Keyword, Federica Buongiorno, che era filosofa, una collega di filosofia, che ha tradotto a diverse opere di un Ciulan, in particolare Nello Sciame, che forse è la prima cosa che ho letto. È un libro che vi consiglio, è un libro estremamente interessante. E sì, c'è quel passaggio su Schmitt che non mi ha fatto sobbalzare più di tanto, ma per una ragione semplice, era mio vicino. La ragione è che qualche mese fa, a causa di un seminario a Siviglia, che dovevo preparare a Siviglia, mi sono imbattuto in un saggio che devo confessare non avevo mai letto prima di quel momento, di Schmitt, del 1965, che è un saggio dedicato alle letture del Leviatano di Hobbes dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ho scoperto che è l'unico, credo, luogo schmittiano in cui Schmitt parla di cibernetica. Parla di cibernetica e, riprendendo l'interrogativo hobbesiano, no? Quis judicabit, chi decide, quant'altro, dice, con questo passaggio che ho trovato sconvolgente, quello sì, dice, oggi la vera domanda non è chi giudica, chi decide, ma chi interroga il sistema informatico, chi interroga e chi programma la macchina in sé incapace di decisione. Quindi, insomma, interessante, poi ho scritto una cosetta che ti manderò naturalmente come punizione per aver accettato questo invito. Sul Foucault, la visione panottica, certo, condivido assolutamente quello che ha detto. La questione è se oggi siamo un passo avanti, nel senso se il paradigma della sorveglianza adesso ha lasciato il posto a quello del controllo. Quindi non c'è più la prospettiva del sorvegliare o punire. Ora chiudo le porte e mi faccio uscire se sento ancora una parola. Scusate, bisogna usare, vedi, bisogna sorvegliare e punire qui dentro. Però ecco, i grandi stati o comunque le grandi entità politicamente rilevanti oggi si accontentano del controllo, perché alla fine ti inducono a fare delle cose, no? Anche la questione della predizione, della predittività dei sistemi di intelligenza artificiale. Noi siamo indotti a fare delle cose, non c'è più bisogno della punizione. Questa, insomma, è una prospettiva che è stata, dal punto di vista teorico, sviluppata dopo Foucault, in particolare da, direi, Derrida e ancora più da Bernard Stiegler, che è un autore che adesso si sta cominciando a tradurre anche in italiano, che trovo interessante. Quando hai parlato del modello statunitense, hai usato l'espressione hands off, che a me ha fatto venire in mente un libro che studiavo ai tempi, che era quello di Dexter Perkins sulla Bruna Morrow. Ecco, è interessante forse abbia usato quell'espressione, no? La storia della dottrina Morrow è proprio hands off, col titolo, quindi chi lo sa, insomma, c'è qualcosa, c'è una dottrina Morrow digitale, un cyber Morrow.
per quanto riguarda la Cina, poi mi zittisco, lo prometto, per quanto riguarda la Cina, molto interessante il discorso che hai fatto, è una prospettiva interessante. Io con Andrea Simoncini ho scritto un articolo da poco dedicato a Ernie Bot, che è il ChatGPT cinese. E insomma, studiando un po' la questione, ho visto delle cose che veramente sono strabilianti, nel senso che c'è la legge cinese che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, che all'articolo 3 prevede che tutti i sistemi, tutti i modelli linguistici su cui sono basati i sistemi di intelligenza artificiale generativa devono essere conformi ai principi fondamentali del socialismo. Questa è una cosa interessantissima, perché non ovviamente per la consonanza effettiva con i principi del socialismo, che faccio fatica a vedere, ma perché c'è questa, c'è questo controllo dello Stato anche su soggetti privati che, vogliano o meno, devono necessariamente avere il bollino, no? L'autorizzazione papale per entrare sul mercato, perché senza quella non si può. Quindi torto collo meno, devi avere, no? Devi assicurare certe cose al governo centrale. Poi su come vengano valutate, venga valutata questa conformità ai principi generali del socialismo, veramente non saprei dire. Ti ringrazio per i riferimenti che hai fatto a DMA, DSA. Certo, tu sei molto ottimista, molto più ottimista di me, devo dire, la verità. Mi sto interrogando anche su questo ricorso continuo che stiamo facendo a livello europeo a qualcosa praticamente di nuovo, nel senso, quando io ho studiato diritto dell'Unione Europea era tutto risolto tra regolamenti e direttive. Oggi è tutto un act, quindi c'è l'Artificial Intelligence Act, c'è il Digital Market Act, cioè questo riferimento anche all'atto, un po' come a dire stiamo facendo qualcosa di diverso, forse già col GDPR, che è un regolamento anche nel nome, no, si voleva dare un segnale, forse questo ricorso a atti, mi vengono in mente, te che sei uno storico, avrai capito i riferimenti, atti, forse vuole anche rivendicare una posizione diversa per l'Europa. Io mi auguro che tu abbia ragione, naturalmente, quindi non pretendo né un commento, anche perché questi scalpitano, perché avranno sicuramente qualche altra lezione. Non so se vuoi fare una battuta rapida, altrimenti ci congediamo. Guarda, io mi sembra di essere stato esaustivo, ma però con la filosofia del carro armato, cioè sono passato con i cingoli sopra la testa dei nostri carissimi e gentilissimi studenti. Li ho gettati nel più deplorevole sconforto con le premesse su Byung-Chul Han. Spero che si siano un po' ripresi con questa, invece, come dire, ondata di fiducia positivista nella legge. Ecco, tu che sei un positivista, ecco. non lo so. Va bene, Stefano, allora grazie davvero. Ciao. Grazie, ci vediamo presto. Ciao. Grazie. Sono indisciplinati.